La campagna acquisti della Vis Pesaro non si ferma più. È di ieri infatti l'ufficialità sull'arrivo tra i biancorossi del centrocampista Enrico Pezzi. Il giocatore ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla Vis Pesaro fino al 30 giugno 2022. Pezzi nelle ultime due stagioni è stato il capitano del Carpi, disputando 51 presenze tra Serie B e Serie C. Presentati invece venerdì scorso Luca Gelonese ed Ettore Marchi. Sono primi due colpi importanti di una campagna d'acquisti che vogliamo fare nel migliore dei modi, tramutando nei fatti le parole spese ultimamente. Con loro l'asticella si alza, con loro tutto quello che stiamo dicendo da un po' di tempo diventa più realistico e più fattibile, più possibile. Perciò io non posso che solo esprimere grandissima soddisfazione e ringraziare loro e i loro agenti, Gianni Allegrini e Stefano Guercini, per aver veramente fatto una trattativa che è durata 5 minuti con entrambi. E questa convinzione di venire alla Vis Pesaro penso che è il più grande regalo che loro hanno fatto alla tifoseria della Vis, alla società stessa. La motivazione principale è il progetto ambizioso che ci sta, che mi ha illustrato la società. Quando il mio procuratore mi ha detto, insomma, della chiamata della Vis Pesaro, mi ha spiegato un po' che progetto c'era, mi ha chiamato il direttore personalmente e sicuramente questo mi ha spinto ad accettare, perché c'è un progetto ambizioso, c'è voglia di far bene, di migliorare quella che è stata la classifica del campionato dell'anno scorso, e noi ci impegneremo assolutamente per farlo. Le motivazioni sono piuttosto semplici, nel senso che la Vis Pesaro ha sempre dimostrato grande interesse nei miei confronti. Da parte mia c'è stata, diciamo, una scelta nella sua totalità nel venire qui a Pesaro per tanti motivi. Uno di quelli sicuramente è il progetto che la società, il direttore, il presidente mi hanno dimostrato e nella quale mi sento un privilegiato nel farne parte.